3, 2, 1, Bruno! Ciao ragazzi, un salutone al nostro Grinone, bentornati sul canale! Come sempre in descrizione vi ricordo che c'è il link a Star Select dove potete andare a prendere i FIFA Point, ma anche vari abbonamenti Netflix, PlayStation, Xbox, eccetera, eccetera. Lo sapete già, c'è il link sotto in descrizione, codice sconto Grinone. Allora, devono uscire queste carte, no? Questa nuova promo, parliamo della nuova promo della EA, signori. Giusto una settimana dopo i Toti, ragazzi, ce l'ho qua a fianco sull'altro schermo, esce questa nuova idea della EA Sports, ovvero le Future Stars, no? I giocatori adesso giovani, stelle promettenti del calcio con questi valori anormali, giganteschi, no? Parliamo di carte che potrebbero essere tranquillamente quasi a livello di Team of the Season o anche di Team of the Year. Dunque, questo è un leak. Beh, intanto ci sono le immagini delle due carte già pronte, quindi sappiamo che dovrebbero essere tipo rare e non rare. E poi questo è un leak che è uscito ieri su Twitter, signori. Dovrebbe essere la squadra degli unici titolari, perché dovrebbe uscire, si dice, una squadra con titolari, panchine, riserve. Questi dovrebbero essere i titolari. Dicono che sia all'interno del codice, voi come sempre prendetelo con le pinze. Comunque, ci dovrebbe essere un bel Donnarumma 94. Si vede un bel Lozano 90, un bel De Ligt 92, Jadon Sancho 90, Rashford 93, signori, Kieran Tierney 88, Trent Alexander-Arnold 88. Insomma, ripeto, i giovani migliori, no? I giovani migliori di adesso, quelli che ancora, stando comunque a quanto già detto da EA sul suo profilo Twitter ufficiale, i giocatori sono massimo di 23 anni, non sono ancora delle stelle nel calcio, quindi potrebbe uscire tipo, non so, un Alfonso Davies dei Vancouver Whitecaps che andrà a giocare al Bayern Monaco. E hanno, no, questo potenziale futuro, ragazzi, un po' come i giocatori che noi prendiamo in modalità carriera e facciamo crescere, no? Infatti secondo me, perché adesso vi dico cos'è veramente secondo me questa promo, non ditemi che sto sempre a lamentarmi perché sto facendo un discorso veramente serio. Queste carte, ragazzi, non, a parte che non hanno alcun senso di esistere, sono un po', secondo me, un modo da parte di EA di cercare di riportare un po' di pubblico che se n'è andato su altri giochi come Fortnite ad esempio, o di prendere chi magari fa la carriera, perché queste carte, è stato detto in live ieri sera da uno dei miei utenti, questo spunto qua è uscito, giocatori che noi usiamo in carriera, che sappiamo che diventano delle stelle, bam, buttarli già giù così, perché hanno anche detto ufficialmente che le carte usciranno sul mercato già con il massimo dell'overall, per attirare ancora un po' di gente verso Ultimate Team. Allora, secondo me questa è una scelta veramente sbagliatissima, ragazzi, perché, e vi faccio qua un esempio tra, un confronto, meglio dire, tra FIFA e Fortnite. FIFA, ragazzi, ha un grosso problema che è quello del gameplay, signori, perché è un gioco che ti costringe a tirare nella stessa maniera, a spammare i tiri a giro da fuori area se vuoi vincere, perché è un gioco impostato in maniera molto competitiva quest'anno con le Division Rivals eccetera, quindi uno vuole sempre vincere, e per vincere sai che quel tiro ti dà maggiori probabilità di vincere, e quando vai a giocare online ti trovi contro persone che utilizzano sempre quel tiro, e allora tu per contrastarli l'unica cosa che puoi fare è tirare così, e quindi ti costringe in ogni modo a giocare in una unica maniera, quindi non ti dà più la libertà di esprimere quelli che sono il tuo stile di gioco, le conclusioni che vuoi fare tu, ma ti indirizza sempre in un certo punto. Invece di sistemare il gameplay e renderlo divertente per l'utente, continuano a buttare carte sul mercato, non ci sono mai state così tante carte speciali su FIFA, signori, da quando esiste Ultimate Team. Adesso noi ad una neanche settimana dei Toti, perché sono finiti lunedì, ci troviamo di già con delle carte con dei valori intorno al 90 che non hanno senso di esistere. Cioè, proviamo a pensare come potrà andare avanti fino a maggio, quando escono i Team of the Season, e dopo ancora, ragazzi. Cioè, stanno veramente uccidendo il gioco in questa maniera. Ne parlavo ieri sera su WhatsApp con i ragazzi di Food Street, i vari canali che fanno compravendita alla Mella, Timus, John Fondatore, eccetera. E giustamente Ema di Food Street ha fatto un esempio molto che mi è rimasto molto, molto forte. Ho detto molto un paio di volte, veramente, ragazzi. Questi vedono la gente come una pecora, solo che la pecora la puoi tosare infinite volte, ma la puoi scuoiare solo una. E questi stanno scuoiando il proprio pubblico. Torno a quello che ho detto prima, cioè fare il confronto tra FIFA e ad esempio Fortnite, che sono due giochi molto differenti, perché Fortnite, ragazzi, voi potete anche non spendere un euro e comunque
potete battere i vostri avversari. Su FIFA invece è tutto il contrario. I componenti aggiuntivi, che sono le novità, no? Che sono le carte, sono sempre più potenti. Per restare al passo con gli altri dovete avere la squadra più forte, perché se no non riuscite a vincere, quindi dovete stare sempre là sul gioco e grindare, grindare, grindare. Mentre su Fortnite vi basta giocare. Vi basta giocare, se volete spendere vi comprate le skin che non servono a niente. Secondo me EA dovrebbe farsi sta domanda su come stanno portando avanti questo franchise, perché veramente io non so quanta vita potrà avere FIFA ancora così, ragazzi, perché se è così FIFA 19, FIFA 20 potrebbe anche solamente peggiorare, signori. Detto questo, come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate. Ripeto, io non sto facendo quello che si lamenta e basta, io sto dando una critica costruttiva, perché sto dicendo, ragazzi, questo gioco qua sta andando sempre di peggio in peggio. Io ricevo anche da voi utenti un feedback che mi dicono in tantissimi: io mi sto annoiando, quest'anno l'ho mollato 2 mesi prima del solito, quest'anno non l'ho preso. E a me personalmente, che ci gioco da sempre praticamente, mi dà un fastidio boia odiare il gioco che amo di più. Perché io quando gioco a FIFA con questo gameplay qua, più delle volte è una frustrazione che altro. Ripeto, detto questo, detto tutto, signori, come sempre, sapete di iscrivervi al canale se non siete iscritti, seguirmi su Instagram, green_barba, seguirmi su Twitch, ci sono tutti i link in descrizione. Devo decidermi a dire ste robe all'inizio del video invece che alla fine, perché alla fine non ce ne va quasi mai nessuno. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, signori, mi raccomando, qualità. Ciao belli!